Buongiorno, ciao a tutti, mi collego un attimo su Instagram. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Vediamo un po'. Arrivo, oggi voglio farvi una cosa bellissima. Voglio farvi vedere la detersione come la faccio io normalmente. Vediamo se riesco a mettermi qui in video in diretta. Ok. Eccoci qua. Allora, ragazze, io sono senza occhiali, senza lenti stamattina, quindi per vedere i vostri commenti devo mettere gli occhiali. Sono messa male, sono proprio messa malissimo, quindi adesso io inizio la mia detersione. Poi vi vedrò tutti i commenti. Purtroppo ho dimenticato le lenti, scusatemi. Oggi volevo farvi vedere la detersione come la faccio io, ok? Con i prodotti di Conic, con il prodotto tra i miei preferiti e il primo che io ho formulato. Oggi farò una detersione approfondita, vi faccio vedere come si fa fatta bene e utilizzerò Suave Balm, che è il balsamo detergente che adesso vi spiego. Poi metterò il tonico con acqua tonica, farò lo scrub con radiosa e poi metterò una fiala anti-age, l'Elifta. Quindi il mio obiettivo oggi è anche quello di farvi vedere come mi detergo il viso, come si deterge nella maniera corretta un viso, ok? Allora iniziamo, intanto sono su Narcisa da tutte e due parti, sì. Allora, Suave, la scatola è questa, eccola qua. Suave Balm è, immaginatevi, una delle cose più intelligenti che ho fatto in vita mia, si chiama Suave Balm. Secondo me, dovete sapere che io ho sempre avuto una passione per i burri detergenti. Sono rare le aziende che li fanno. Io ne ho trovato uno una volta e me ne sono innamorata, solo che questo prodotto io l'ho fatto a mia immagine e somiglianza, quindi ho cercato di mettere dentro quello che io vorrei da utente che ci fosse all'interno di un burro detergente, quindi dalle profumazioni alla texture alla resa. Quindi ho cercato di metterci quello che secondo me un signor burro detergente o balsamo, come volete chiamarlo, dovrebbe avere. Quindi innanzitutto dovrebbe fare in modo di creare una sorta di rituale la sera e il mattino, no? Quando utilizziamo. Dovrebbe, e quindi avere una texture morbida, come se mi facesse una carezza, e non dovrebbe fare in modo che la pelle tiri troppo nel momento in cui lo detergo, dovrebbe mantenermi la pelle idratata e soprattutto dovrebbe anche aiutarmi a struccarmi e a detergermi in profondità, quindi avere un potere comunque pulente, importante, senza andare a togliere troppo, quindi mantenendo un'idratazione. Il tutto contornato da una profumazione di pulito che deve inebriarmi. Questa era un po' la mia idea quando ho creato Suave Balm. Secondo me ce l'ho fatta, poi me lo direte voi quando lo proverete. Allora, innanzitutto l'ho fatto nel vaso da corpo perché mi piaceva tanto. Infatti, il detergente è uno dei prodotti da utilizzare mattina e sera e le quantità per far lavorarlo bene devono essere abbastanza generose. Quindi l'ho fatto di questo colore rosa chiaro, come vedete, eccolo qua. Ed è proprio una nuvola, è stupendo da applicare. Ovviamente voi avrete la spatolina, io adesso utilizzo le mani. La quantità che utilizzo io è un bel po', come vedete, no? Perché mi piace lavorare proprio bene, adesso ne ho messo un po' troppo. Allora, iniziamo a parlare di questo prodotto qua. Suave è, immaginatevi, una sorta di latte detergente in balsamo, in burro. La texture è burrosa, vedete come si lavora molto molto bene all'interno di questo sogno, io lo chiamo, c'è vitamina E. La vitamina E, ragazze, è uno dei componenti principali dove c'è
dove si parla di un prodotto idratante, ci deve essere una componente di vitamina E, perché ha la particolarità di idratare in profondità. La malva viene utilizzata normalmente, sapete dove? Adesso vi mettete a ridere. La malva la utilizzano nei prodotti per la detersione intima, perché la malva è una lenitiva fantastica, oppure nei latticorpo, ok? Perché è calmante, disarrossante, lenitiva, anti-irritazioni. Quindi mettere all'interno la malva di un prodotto per detersione dolce, di un prodotto che non si pone come obiettivo quello di andare a trattare pelli molto problematiche o comunque molto di sebo normalizzarle. Questo è un balsamo detergente che può andare bene per vari tipi di pelle, però tendenzialmente per pelli mature, per pelli che non hanno grosse problematiche, per pelli anche cuperosiche, anche se sapete che ho fatto l'olio detergente per quelle. Però suave, se lo utilizza una donna che ha la cuperosa, si troverà sicuramente bene, proprio perché mantiene questo velo di idratazione. Quindi la malva è un componente fortemente idratante. Ecco, ricordatevi sempre di scendere anche al collo quando vi detergete, perché il collo ve lo dimenticate sempre, ok? Dopo c'è il burro di karité dentro a Kari. Ovviamente voi sapete che il burro di karité è un altro tra i fattori di idratazione più importanti in assoluto. Ok? Il burro di karité ti dà anche la scorrevolezza, no? La texture del prodotto che deve essere comunque piacevole, perché la sensazione quando tu Se tu vuoi abituare una donna a fare una cosa scomoda che la detersione, devi darle un prodotto che le permetta di star bene nel momento in cui l'utilizza, perché altrimenti non la farà. Quindi nella mia concezione prendo la salvietta. Nella mia concezione c'era anche la necessità di far fare alle donne una cosa che loro amano poco fare, cioè pulirsi il viso. Allora io ho pensato, devo rendere questa cosa più piacevole possibile, quindi devo creare un prodotto che le metta nelle condizioni di dire quando la faccio la prossima volta la detersione perché è troppo bella. Quindi ha giocato molto la sensorialità del prodotto, la scelta della profumazione, la texture, per far sì che le donne si rimettano a fare questa cosa importantissima che è detergere il viso. Ormai mi avete sentito dirlo 500 miliardi di volte. Voi non potete comprare le fiale anti-age e usare le salviette struccanti. Risparmiate sulle fiale anti-age e imparate a detergere un viso, perché adesso io ho cambiato colore. La vedete la mia pelle che è tornata un po' viva, un po' rosa? La sensazione che ho io in questo momento è una sensazione di avere la pelle pulita, però idratata. Ok, però io sento che ho tolto quella, diciamo, mini patina che si forma nel momento, adesso è mattino, quindi io ovviamente mi sono lavata il viso stamattina, non ho fatto una detersione forte perché sapevo di fare la live, di farla davanti a voi, però io ho tolto quella patina di cellule morte non tanto, ma comunque di lipidi che si creano durante la notte, perché durante la notte accade che la pelle butti fuori, e quindi io ho il viso perfettamente pulito, però idratato con un velo di idratazione superficiale, e me lo dà ovviamente i componenti che ci sono all'interno di Suave. Vediamo se ve li ho elencati tutti. La profumazione di questo detergente qua è qualcosa di unico. Allora, abbiamo parlato della malva. Ecco, all'interno c'è anche l'olio di rosa moschetta. Ovviamente l'olio di rosa è un altro componente di idratazione fortissimo, oltre alla malva, che rafforza la malva, ma è un calmante assolutamente. L'insaponificabile di olio d'oliva, il burro di karité e l'aloe vera. Ecco, parliamo dell'insaponificabile. L'insaponificabile è la parte
dell'eccipiente più idratante in assoluto, quindi in questo caso l'olio d'oliva, abbiamo preso la parte più idratante, l'abbiamo messo dentro Suave de Balm, quindi oltre al burro di karité ci ho messo anche l'insaponificabile di olio d'oliva, per dare ancora più una sferzata di idratazione. E poi l'aloe. Allora, tutte sapete che l'aloe ha questa capacità di cicatrizzazione. È un disinfettante naturale, quindi per chi anche dovesse avere leggermente delle impurità con Suave, avendo dentro l'aloe, ha questa capacità un po' di disinfettante naturale che comunque in un buon detergente serve. Ora, Suave, ripeto, abbiamo capito per chi è indicato, però vi dico anche per chi non è indicato. Se avete una pelle da sebo normalizzare, non vi darei mai Suave, ma vi darei Iris. Se avete una pelle particolarmente disidratata con xerosi, non vi darei Suave, vi darei Delicatissimo. Però per tutte le altre pelli, per chi vuole, ama un po' prendersi del tempo, sentire la sensorialità del prodotto, questo credo sia il prodotto più sensoriale di Conique, cioè quello che ha più una profumazione forte, incisiva, che ti fa proprio ricordare quello che stai facendo, cioè la pulizia della tua pelle, perché all'interno ha una profumazione di muschio bianco buonissima. Ok, cosa ho fatto però adesso io? Io ho pulito il mio viso con un balsamo detergente, in qualche modo ho alterato il pH, l'ho modificato. Adesso io devo fare in modo di ripristinare il pH. Come faccio? Già il nome è un programma, acqua tonica. Questo è un tonico. Il tonico è un prodotto che viene utilizzato pochissimo dalle donne italiane. Il tonico, ragazze, capiamo perché va messo, ripristina le funzioni del pH della pelle, cioè quando io detergo il viso, vado a togliere, il tonico mi ridà in termini di normalizzazione del pH, me lo risistema, perché se io ho un pH leggermente, sapete che il pH è quella componente tra la percentuale di grassi, di lipidi che ho sul viso è invece una percentuale più bassa di disidratazione. Il pH perfetto deve essere a un 5,5, quindi esattamente con la giusta idratazione, ma non deve neanche averne troppa. Il fatto che io detergo il viso comunque va ad incidere, no? Allora, quello che devo fare è andare a riidratare e a preparare la pelle all'azione di quello che andrò a mettere successivamente, perché il tonico ha la capacità di togliere quel po' di residuo di detergente che ho applicato e di ridare idratazione. I tonici normali fanno questo: acqua tonica al suo interno ha l'acido ialuronico. Allora, è raro trovare in un tonico l'acido ialuronico, perché l'acido ialuronico in genere è un componente anti-age fortissimo e non si consuma in genere, non si investe molto economicamente perché l'acido ialuronico costa per metterlo in un prodotto. In un tonico in genere si mette nei sieri, si mette nelle creme. Io l'ho voluto nel tonico perché mi piaceva l'idea di fare un prodotto da non utilizzare solo durante la detersione, ma sono in macchina, lo metto in borsa, voglio rinfrescare il make-up, il trucco, nebulizzo un'acqua che ha anche una base di idratazione. Ho preso il sole, sono al mare, prendo acqua tonica, me lo nebulizzo sul viso. Ovviamente la protezione ci deve essere perché questo non ha protezione solare, però è una gestualità di ritorno all'idratazione, qualcosa di pratico che posso nebulizzare, quindi una cosa veloce che in 2 secondi posso fare e il mio viso ringrazia. L'acido ialuronico è una delle cose che c'è all'interno, perché poi c'è l'aloe vera, anche qua il pantenolo e la vitamina C che è un antiossidante. Quindi abbiamo proprio messo dei componenti tonificanti, restitutivi e reidratanti. Allora, acqua tonica si nebulizza in questo modo. Anche qua la profumazione ho voluto che ricordasse un po' il mare, no? Nella mia idea, quindi avrete questa sferzata di freschezza sul viso e lo sentite, il tonico appena lo mettete, perché
cambia subito, cioè appena voi lo nebulizzate, voi vi sentite il viso reidratato, fresco, tonico, come se fosse risvegliato, perché il tonico è energizzante, no? Il mattino va sempre usato, sempre, 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 perché vi prepara all'azione del resto e vi dà quella sensazione di freschezza, di tonicità al viso, di un po' di brizzo, anche di recettività del prodotto. Quindi una buona detersione si utilizza sempre il tonico all'interno di una buona detersione. Però oggi cosa faccio? Completo il tutto con uno scrub. Allora, radiosa. Quando ho deciso di fare lo scrub, siccome lo scrub meccanico è una cosa che è passata un po' di moda perché ci sono tutti i peeling chimici come diciamo l'acido glicolico, sono dei peeling però sono chimici, non hanno i granuli, come in questo caso il peeling meccanico, però i peeling chimici hanno dalla loro parte in negativo il fatto che d'estate non si possono fare, il fatto che sono particolarmente forti, il fatto che non puoi farli tutte le settimane. Invece, avere uno scrub meccanico a casa in bagno è sempre comodo per darvi al viso quella quotidianità settimanale, secondo me, di pulizia delle cellule morte profonde, quindi questo è un peeling particolarmente abrasivo. Non aspettatevi il gommage, in genere si chiama gommage, è un peeling molto più morbido, con una texture più morbida. Radiosa, lo dice il termine stesso, il nome che ho scelto, è un peeling che si vede subito che l'hai fatto, cioè un peeling che tu noti che t'arrossi, noti che crei iperemia, stimoli microcircolo, toglie le cellule morte, cioè si vede che l'hai utilizzato. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, all'interno, oltre alla vitamina C, abbiamo messo l'alga rossa, ma soprattutto, a parte che sa di mandarino e di pesca bianca, ma la cosa più particolare di Radiosa è che, mi tagli quei pastrelli, è che ha i granuli di bambù all'interno. I granuli di bambù, vedete che sono già rossa, i granuli di bambù sono dei granuli più grossi, no? E quindi hai un risultato più abrasivo, non sono come i granuli di riso, mi avevano fatto provare delle altre concezioni scrub quando io ho scelto di fare radiosa, ma quelli di riso che avevo provato, altre cose, non avevano un effetto vero effettivo sul viso di risultato immediato come questo, cioè erano meno abrasivi. Io invece volevo che lo scrub si facesse meno volte magari, ma che tu vedessi subito il risultato dopo averlo fatto, cioè che svolgesse la sua funzione. Lo scopo è quello di creare iperemia, arrossamento. Perché creo arrossamento? Perché porto sangue in superficie, non vuol dire che sanguino, attenzione, vuol dire che, ecco, quando volete riattivare il prodotto basta bagnare i polpastrelli con le mani e voi lo riattivate subito. Con Radiosa fatelo, perché cosa succede? Che lo zucchero che c'è all'interno, che è ovviamente un componente importante, che ti dà anche la possibilità di avere la stesura del prodotto stesso, si scioglie un pochino, si assorbe, quindi bisogna riattivarlo. Dicevo, portare il sangue in superficie mette la pelle in condizioni di stimolare il microcircolo del sistema linfatico. Voi pensate che abbiamo un microcircolo del sistema linfatico anche al viso, non ce l'abbiamo solo nelle gambe, negli arti inferiori. E come facciamo a stimolare il microcircolo del viso? Facciamo la ginnastica al viso, queste robe qua? No, bisogna farlo in maniera meccanica e quindi lavorare bene. Solo così tu riesci a stimolare l'ossigenazione. Cos'è l'ossigenazione? L'ossigenazione è quando io metto la mia pelle nelle condizioni di far lavorare il microcircolo, quindi smaltire le tossine, togliere il grigiore, portare ossigenazione al viso, quindi nutrimento. Ok, questo significa. Quindi si lavora bene l'area del naso, dove in genere abbiamo l'ossidazione del punto nero se abbiamo il poro dilatato,
con gli agenti atmosferici, si deposita tutto sul viso, ragazze, tutto. Voi pensate che il viso non lo coprite mai, il corpo è coperto, il viso mai, è sempre sottoposto a tutto: vento, freddo, smog, acqua, tutto si deposita qua. E voi andate a letto con la sporcizia se non vi fate una detersione. Non dico lo scrub, ma almeno una detersione, come si deve. Cioè, lo scrub sarebbe da fare una volta alla settimana. Se volete avere la pelle rosa, pulita, sana, senza impurità. Anche sulle labbra. Perché le labbra, le mie perlomeno, si seccano molto. La fronte è una zona che lavorate tutte poco e invece va arrossata. Cosa succede quando io lavoro il mio viso? Che, come posso dirvi, do una positività, cioè rendo quel viso sano su tanti fronti. Quindi fare una buona detersione previene le rughe addirittura. Sentite cosa vi dico? Fate prevenzione. Perché a forza di non fare scrub, a forza di magari andare solo dal chirurgo estetico, non farvi mai un peeling, non farvi mai una detersione, voi alzate lo strato corneo, alzate di spessore lo strato corneo di continuo e questo crea invecchiamento precoce alla pelle. Dovete togliere, dovete pulire, dovete stimolare il microcirculo se volete che il vostro viso abbia una resa e sia sano e che tutto quello che mettete dopo abbia un senso, cioè vada in penetrazione, ok? Poi in penetrazione il cosmetico ci va se è formulato anche in maniera intelligente, ma è inutile che io spendo 100 euro di un siero se poi non mi faccio mai uno scrub, per quanto quel siero sia formulato come i nostri, con i peptidi, con le nanomolecole. Se io ho uno strato corneo alto così, cosa vuoi che penetri? Ecco, quindi aiutati che il ciel t'aiuta, si dice, no? Adesso togliamo lo scrub. Scusate questo rumore, ma sono in ufficio da un'accisa e mi sono messa la ciotolina dell'acqua qua comoda. Allora, un attimo che mi scende il telefono. Questa è una cosa bellissima. Asciugamano caldo sul viso. Oppure lo scrub, io lo tolgo anche sotto l'acqua corrente, ma questa è la detersione un po' spa, quella del mi voglio bene, mi prendo cura di me, sono la persona più importante al mondo, queste sono le frasi da dire che motivano l'autostima. Togliete bene tutti i microgranuli, sciacquate, risciacquate gli asciugamanini e fate due passaggi di detersione. Allora, ragazze, i prodotti sarà possibile acquistarli direttamente dal sito già la settimana prossima. Potrete acquistarli da sole oppure, ecco, adesso Instagram è andato via. È sempre così ultimamente, io non so per quale motivo, la temperatura si alza del telefono e non riesco a capire. Comunque dicevo, potrete acquistarli direttamente sul sito o da sole facendo un click oppure con la consulenza della nostra Federica oppure la mia, cioè comunque Federica e io siamo sempre in contatto, chiaramente. Bene, adesso ho fatto lo scrub, ci sono ancora dei residui. Che cosa faccio? Mi rinebulizzo acqua tonica, ok? Così tolgo anche quel po' che è rimasto di scrub. Voi direte: sì, vabbè, Isa, io ho figli, mica ho tempo di fare sta roba. Non dovete mica farla tutti i giorni, sta cosa qua. Io vi ho detto una volta alla settimana. Ovviamente tutti i giorni vi passate il detergente, il tonico, lì ci vogliono 5 minuti. Adesso mi metto Lifta le fiale, questa è una scatola che contiene 12 fiale fatte così con il tappo salva freschezza, quindi sono 5 ml.
vuol dire che voi fate 2 volte e mezza, ok? La fiala va messa prima del siero, dopo la detersione. Queste sono delle fiale anti-aging forte, quindi sono fiale che lavorano sulla ruga, nello specifico. Hanno all'interno il drone, lo Snapotto, che è questa nuova concezione, che è quella del penetrare profondamente, no? Cosa portano in profondità? Noi abbiamo messo dei peptidi, ecco questa raffiola, è una seta ragazze, è proprio una bava, un po' come il contorno occhi, che va direttamente in profondità. Allora, qua dentro abbiamo messo una formulazione di principi attivi, sostanze funzionali, che sono particolarmente forti, ok? Liftanti, per formulate proprio per la ruga, non per l'idratazione, proprio restitutive per la ruga. Quindi abbiamo messo tutta una serie di queste sostanze funzionali formulate chimicamente in laboratorio, che hanno la capacità di avere una molecola talmente piccola che riescono a penetrare nel derma, perché è lì che deve arrivare una fiala. Se non arriva al derma, vuol dire che il prodotto non è funzionale. Per avere un prodotto funzionale, devi metterci delle molecole piccole che si chiamano peptidi, ok? Poi cosa scegli? Anche lì cambia, perché se faccio una fiala anti-age, sceglierò le arginine, il palladium, sceglierò tutti i peptidi che siano anti-age. Se faccio una fiala per macchie schiarente, ovviamente i peptidi cambieranno sulla base della funzionalità che voglio far avere al mio cosmetico. In questo caso ci sono circa 9 peptidi all'interno, sia della fiala che del siero e della crema, che sono i 2 componenti che noi abbiamo formulato in questa maniera. Allora, la fiala si è già assorbita. Sentite? Questa è la sensazione, che è come di avere la pelle che ha già bevuto tutto. Questo è una bella prova di quando avete un prodotto, guardate. Vedete che quasi la mia pelle, le mie mani si attaccano. Vuol dire che il prodotto è tutto arrivato in profondità. Ovviamente io non rimango così, perché potrei mettermi una base trucco, però mi piace sentirmi il viso che non. Sentite che fa proprio questo rumore? Mi piace sentire il viso più idratato. Allora, questo è positivo, cioè il fatto che io non senta più niente vuol dire che è penetrato tutto, vuol dire che dentro questa fiala ci sono dei componenti forti, fatti bene davvero, che arrivano dove devono, se no io avrei prodotto adesso sopra, invece non ne ho niente, ho la pelle asciutta completamente. Quello che vado a fare adesso è mettermi la crema finale, in questo caso Icona, eccola qua, la crema anti-age più forte di Conic in assoluto, è lei, è il prodotto più costoso di Conic, costa 107 euro questa crema. All'interno però di questa crema c'è tutta la parte che c'è qua dentro di peptidi, però oltre a quello c'è tutta la parte di idratazione che deve avere comunque un prodotto cosmetico, a differenza di una fiala. Quindi abbiamo aggiunto anche qua la vitamina E, abbiamo aggiunto la lantoina, che è un altro componente di idratazione forte, perché questa sarebbe una crema da notte, ok? Solo che cosa succede? Io ho voluto, volevo la cremona, sapete quella da notte buona? Volevo la crema proprio che sentissi che ho un prodotto idratante, però allo stesso tempo lo volevo anche funzionale. Quindi cosa ho fatto? Ho messo tutti i peptidi che c'erano all'interno delle fiale, però ci ho aggiunto la parte di idratazione forte con tutti gli attivi che hanno questa funzione di scorrevolezza del prodotto. Quindi tu la sensazione è quella di avere la pelle idratata di più rispetto a quando ti metti solo la fiala, però non hai quell'effetto unto addosso, ti senti idratata, che scivoli, ti senti la pelle morbida, ma non hai l'effetto unto, perché comunque è una crema che potrebbe essere benissimo utilizzata su alcuni tipi di pelle anche da giorno. Se io adesso
per esempio, prendo due Kleenex e faccio questo lavoro qua, tampono leggermente, io sono pronta per mettermi anche un fondotinta liquido e non avrei l'effetto unto addosso. Eccoci, mi sento già meglio. Benissimo, questo è un rituale di bellezza importante. Abbiamo dei tar sul viso, abbiamo fatto uno scrub, abbiamo messo una fiala e abbiamo messo una crema. Io direi che abbiamo fatto il nostro dovere anche per oggi. Dopo leggo tutti i commenti, anzi magari metto gli occhiali e leggo un attimo adesso. Vorrei che si prestasse attenzione al tempo che Isa dedica ad ogni prodotto. Chi è che parla? Vediamo. La Fede, ovviamente. E passaggio. Li lavora e massaggia molto. È così che si trae il massimo da ogni prodotto e la differenza con la costanza arriva presto. È vero. Ciao Simo. Buongiorno. Ciao Dalila. Poi. Oggi hai una pelle bellissima, gli occhi da cerbiatta, bella bella. Ah, sì, perché ho fatto le ciglia. Ok, allora, potete avere i prodotti di Conic direttamente dal sito, già la settimana prossima li potete acquistare in autonomia completa. Nel caso in cui invece voi voleste farci felici, sapete che noi amiamo fare le consulenze, per cui Federica ed Isa, sono io, sono disposte ad accettare delle vostre foto in modo tale che possiamo capire quali prodotti fra i tanti indicarvi in maniera corretta, fare in modo che voi spendiate dei soldini e li investiate senza prendere il prodotto sbagliato e quindi darci l'opportunità di conoscervi e di fare il nostro lavoro, che è quello di fare le estetiste, non le venditrici, comunque, cioè di fare una consulenza, di consigliare davvero. Per il resto è tutto, io vi ringrazio e vi aspetto sabato prossimo per la prossima live insieme. Grazie ancora ragazzi di seguirmi sempre. So che le live vengono straviste anche dopo e quindi grazie a tutte le clienti che mi stanno seguendo. Un bacio da Isa. Ciao, a presto!